se lei avesse in mano il destino reale della sua Norvegia, che cosa farebbe? Io vorrei che la Norvegia non fosse un po' l'ennesimo stato dell'America. Io penso che la Norvegia avrebbe tanta stoffa per fare la svolta, proprio di cambiare anche un po' l'andamento dell'Europa intero, perché sono menti giovani, freschi, hanno tanta volontà, hanno quella cosa che avevano i nostri antenati vichinghi, e quindi io sono rammaricata che non hanno chiarezza mentale, che invece si sono troppo intellettualizzati. Io credo che sarebbe ci voleva un po' di cuore in più. Io ci avrei messo il tempo indietro. Avevamo ancora tanti bei giornalisti, tanti politici veramente forti ancora negli anni 70-80, e io ripartirei da lì, prima del petrolio. Ci ha fatto male troppi soldi, come i bambini quando all'improvviso hanno castelli e cose, si dimenticano completamente del senso e pensano solo a godere la vita, la ricchezza, e non va bene. Allargando lo sguardo a tutto il mondo, allargando soprattutto lo sguardo a quello che sta accadendo con Putin in Ucraina, con Hamas nel Medio Oriente, eccetera, eccetera. Che cosa c'è nell'oggi che può essere distruttivo veramente del futuro? Beh, io con questo libro vorrei proprio dare testimonianza al fatto che comunque siamo noi e la nostra moralità ad fare ciò che può essere questa cosa qua, e la tecnologia che non deve diventare un essere alla quale noi siamo servi. Io credo che abbiamo capito proprio male tante cose, cioè dobbiamo fare un po' di passi indietro prima di partire da zero, perché ciò che oggi viene chiamato notizie non lo sono, lo sappiamo tutti, però a quanto pare fra un po' non importa neanche più a nessuno. L'intelligenza artificiale poi sta dando degli esempi molto preoccupanti. Esatto, perché l'intelligenza artificiale adesso, lo dicono gli scienziati, non io, ha raggiunto l'età di un bambino di 9-10 anni. Fra pochi anni ovviamente sarà un adolescente, e questo a me preoccupa tantissimo, perché vuol dire che avremo a che fare con un adolescente che regna sul mondo, su tutti noi, e noi dobbiamo semplicemente essere una sorta di batterie che dà vita a questo organismo, e anche no. Siamo entrati in questa cosa. Io in questo libro parlo proprio di questa cosa, e penso sinceramente che se siamo in grado di non dimenticare il nostro passato, certamente un futuro ce l'avremo. Certo, perché la chiave è sempre questa, non dimenticare il passato. Esatto. Se si vuole progredire ed andare avanti. Esatto, l'enigma del Vasari dice proprio questo. Scampoli della presentazione di un libro di Line Danielsen, un romanzo dal titolo intrigante L'enigma del Vasari, presentazione che si è svolta a Milano nella Milano Art Gallery di Salvo Nunez. Una presentazione molto intrigante, una presentazione che racconta una storia che parte da lontano, parte da molto lontano, parte da quell'affresco di Giorgio Vasari che si trova nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio
a Firenze, e nel quale c'è una strana scritta dentro l'affresco. Guardiamola insieme. Cerca, trova. Già, che vuol dire? A questo interrogativo al quale hanno cercato di dare una risposta molti studiosi nel corso degli anni, Line Danielsen, nel suo libro, nel suo romanzo storico noir, come lei stessa lo definisce, dà una propria originale risposta. Ecco, la domanda è proprio nel titolo, perché enigma? L'enigma del basare incuriosisce, come io conosco il tuo segreto, qualcosa che rapisce. Molte donne prima mi hanno chiesto, ma l'enigma, cioè incuriosisce già il lettore dal titolo. Se uno ti dice io conosco il tuo segreto, uno dice ma di che si tratta, cosa sarà? A Pozzo della Chiana fu costruito questo santuario della vittoria dopo questa battaglia, perché si intendeva fare questi santuari per ringraziare per il fatto che si è vinto una battaglia. Ma di certo io trovo che sia strano che queste indicazioni, questo quadro nella Sala dei 500 a Firenze, c'è questa bandiera dove c'è scritto cerca, trova, e lì nel terreno, proprio dopo, pochi anni dopo, fu costruito questo santuario dove io sostengo che ci sono delle cose nel terreno. L'archeologo nel libro viene dato i fondi per andare a scavare e si trovano delle cose pazzesche che riguardano il nostro futuro. Dopodiché entriamo proprio nel mistero dove andiamo a conoscere Vasari e Firenze nell'epoca del 1572. Ecco, in questo appassionante romanzo, ieri si coniuga con oggi. Il protagonista del romanzo oggi troverà sottoterra qualcosa di molto importante, e dentro quel qualcosa, questo contenitore che troverà sottoterra, ci sarà anche un documento che porterà a fare anche delle riflessioni su quello che può essere il nostro futuro. Non voglio andare oltre, perché è bello scoprirlo leggendo l'enigma del Vasari. Però riflettiamo su quello che può essere la prospettiva del nostro futuro nelle riflessioni dell'autrice. Io credo sinceramente che l'umanità abbia sbagliato a puntare tutto sul petrolio e sulla corrente. Sappiamo che ci sono tantissime risorse nuove, diverse, che però non convengono a chi dirige questo mondo. Non conviene a chi vuole che vince il capitale, quindi è chiaro che dobbiamo per forza fare dei passi all'indietro per scoprire nuove forme di tecnologie, probabilmente basate sulla forza dell'acqua. Questi sono, insomma, studi scientifici importanti che lo dicono, non certamente io così per fantasia. Però se io penso che chi ha vissuto qualche anno si ricorderà come tante volte quando si apre e chiude l'acqua, tipo in un chalet con le temperature diverse, chiudi l'acqua e c'è questi tubi nelle mura che tutum, no? Fanno questo effetto pazzesco. E lì vai un po' a toccare, ho letto,
la tecnologia che probabilmente potremmo in futuro riuscire anche a breve a scoprire, come le balene a 10.000 chilometri di distanza, sì. Si sentono. E noi sappiamo anche telepaticamente come sappiamo trasmetterci tante cose, no? Noi esseri umani, però è su un altro livello dell'esistenza. Pensiamo adesso per forza che andremo avanti così per queste comodità che abbiamo, però sappiamo anche che queste risorse stanno andando veramente man mano salendo, e probabilmente la natura non regge. Certe situazioni che riguardano anche l'intelligenza artificiale sicuramente non possiamo reggerle, cioè è una cosa che sta prendendo sopravvento sulla vita stessa, su di noi, e quindi diventiamo noi schiavi del sistema e non viceversa. Questo non va bene. Se io ho scritto questo libro è decisamente perché credo che si può invertire. ci spero vivamente. È proprio un trattato scritto nella difesa della vita, e sappiamo tutti che se lo vogliamo in tanti, o almeno una buona parte di noi, questa cosa lo si può fare. Certamente da soli no, però in gruppo sì. La vita, cioè, vai a sapere tempi addietro, sappiamo poco effettivamente sugli egizi, su tante cose. Pensiamo che forse avevano raggiunto tecnologie simili ad oggi anche loro, per non parlare, andare proprio a parlare di Atlantide, che anche lì insomma molto probabilmente andiamo regolarmente a distruggerci per risvegliarci come umanità completamente senza memoria. No? Ed ecco ora un'invitata speciale alla presentazione del romanzo di Line Danielsen, L'enigma del Vasari. Salvo Núñez ha invitato, e lei ha accettato molto volentieri, il console generale onorario della Norvegia, Barbara Rossi, la quale, ascoltiamo, ha conversato a lungo con l'autrice. Ho capito subito le potenzialità di Line, perché soprattutto avendo la fortuna di essere una norvegese che ha vissuto però a lungo in Italia e come dire, conosce quindi profondamente anche la cultura, l'arte italiana, la realtà italiana, è un po' una portatrice su due binari, no? Sei sì. Una portatrice della cultura norvegese qui e della cultura italiana là, quindi come dire, figure come la tua sono preziosissime proprio perché aiutano a capirsi meglio, diciamo, aiutano proprio i popoli a capire, le due culture a capirsi meglio. Mm-hmm. Quindi ho una domanda che vorrei farti, perché ho visto che sei anche una bravissima pittrice. Ti senti più scrittrice o pittrice? Se tu dovessi dire il ruolo artistico che senti predominante in te, quale sarebbe tra i due? Dico spesso che il quadro è limitato, proprio metafisicamente è limitato. Cioè io ho iniziato a scrivere proprio per andare oltre il confine di un quadro, perché la scrittura non ha limiti. Ho sempre amato dipingere, torno sempre sulla pittura come da una madre, in un certo senso. Non so stare senza dipingere, però credo che amo di più scrivere. Io da un anno da questa parte ho una vita molto molto intensa, e allora non ho quella carica che ci vuole nel dipingere. Cioè, ci vuole tantissima energia per fare un bel quadro. Almeno se ti devi spuntare dal cuore, cioè, bisogna avere un surplus di energia. Mentre la scrittura un po' mi
è più clemente con me, cioè mi posso mettere lì e mi tornano in mente certi fatti e anche con tanta stanchezza riesco a scrivere anche 20 pagine. Quindi ultimamente sono molto felice di poter fare questo escursus sulla scrittura. Non so dire cosa mi riesce meglio comunque, questo me lo dovete dire voi. Però è più facile scrivere. Assolutamente sì. Cosa pensa dell'arte in Italia? Cioè se ci sono degli spunti che ritieni possano essere innovativi, validi. Noi siamo un po' più legati al classico, no? Abbiamo una tradizione che spesso ci riconduce molto al classico. In Norvegia invece siete molto più portati ad esplorare il nuovo, anche le cose più, se vogliamo, stravaganti talvolta, no? Questo un po' su tutti i livelli, nella musica, nella pittura, nell'arte in generale. C'è qualcosa in Italia che ritieni particolarmente innovativo? Se vogliamo concettualismo, cadiamo molto meglio in Norvegia, è chiaro, ne sono pienamente d'accordo, però vedete, l'ispirazione, anche i norvegesi vengono qui per avere ispirazione, perché qui l'energia è un'altra, quindi io trovo che tutto ciò che viene fatto in Italia oggi comunque è colmo di innovazione, santo cielo, ma quale altro posto, anche con tutte le difficoltà che si fa ad aprire un'attività in Italia, lo si fa lo stesso, cioè con tanta volontà all'improvviso una micro ditta si mette a fare gli occhiali in legno, parapà, tutti li vogliono, no? Qua le scarpe, ma chi sa fare meglio le cose degli italiani? Io sono non convinta, sono convintissima che l'arte deve salvare il mondo. Di conseguenza l'idea green lo vedo come una finta salvezza. Le macchine elettriche, la Norvegia ne è un esempio, no? A tutti quanti con l'elettrico, ma santo cielo, le batterie dove le mettiamo? Ma green di che cosa? Le lampadine è uguale, cioè è una follia, cioè è un pensiero che non va più lontano del nostro naso, questa è la verità. La differenza che trovi tra il menage quotidiano in Norvegia e quello nostro milanese, il primo. Il secondo, sono ancora stupito da tu che sei stata parata, e non è un complimento ma una constatazione realistica, per scrivere un libro non così facile come potrebbe sembrare, ma già il titolo lo dice. Beh, la Norvegia, ci sono nata e cresciuta, è chiaro che io per tanti versi non facevo altro che cercare quest'altro mondo, cioè questo paese di santi navigatori e poeti. Esiste o meno? Io penso che la bellezza dell'Italia, forse siamo più propensi ad apprezzarlo noi che veniamo da fuori. Io amo l'Italia follemente e penso di essere un po' su questo punto di vista feliniana che vi porto a notare quanta bellezza avete attorno che voi non lo sapete. Cioè, in questo libro, pagina per pagina, descrivo proprio anche epoche appunto lontane, ma anche di Firenze oggi, quello che Firenze effettivamente ha da offrire oggi. La Norvegia avrebbe così tanti zeri nel conto corrente che non entra neanche nelle computer più grandi, no? Cioè esce fuori dallo schermo. Però in realtà penso che i norvegesi così generalmente vivono talmente bene che non se ne rendono conto, non se ne rendono proprio conto della gravità. Certo, io da scrittrice la vedo diversamente, perché insomma
per me colori, sogni, la fantasia sono i valori più grandi, no? Penso che come... E concludiamo, cari amici, con un'ultima curiosità. Una curiosità legata alla copertina dell'Enigma del Vasari. È un dipinto dell'autrice. Ma che cos'è esattamente questa copertina? Che cosa rappresenta esattamente? Ce lo spiega l'autrice. E io vi do arrivederci al Salotto delle Idee della settimana prossima. Una torre che sicuramente è la torre di Babele moderna, costruita completamente da tecnologia, tipo dei piccoli pezzi di cellulari, no? Che stiamo un po' costruendo assieme. Dove va a finire spetta a noi. Io penso che è un po' una cosa che ci affascina e temporaneamente a me fa anche un po' paura. Quindi diciamo che è una visione futuristica con queste fantastiche antenne che adesso circolano attorno al mondo, che all'inizio li avevano accesi, poi li hanno spenti. Chi guarda il cielo sa che certe notti sono accesi, certe notti no. Io trovo molto interessante stare a guardare quando passano, perché sono tutti in linea, rettilinea, tutti passano nei cieli e prima o poi cadranno giù. Io penso che l'arte vale, esiste anche per darci questa carica, questa voglia di vivere meglio il momento, al confronto della scrittura, che chiaramente ci fa viaggiare lontani. Cioè, io penso che la pittura ci porta qui, adesso, boom, con felicità, mentre la scrittura ci porta anche lontani, nel sogno, sì, nella riflessione. Io qua ci ho messo tutta la saggezza che sono riuscita a raccimolare nella mia vita.